Alcuni proprietari dei terreni confinanti con l'isola ecologica di Marina di Ginosa hanno protestato questa mattina dinanzi all'assessa, evidenziando una situazione divenuta a loro dire insostenibile. Cumuli di rifiuti indifferenziati lasciati nel weekend fuori dall'area di conferimento, poiché i cancelli della stessa pare fossero chiusi da sabato pomeriggio. Sul posto, a seguito della chiamata degli stessi, sono intervenuti anche i carabinieri di Marina di Ginosa e di vigili urbani. Al nostro arrivo, l'intera area risultava già essere stata ripulita da uno dei mezzi meccanici in dotazione alla Tecnoservice. Sabato mattina mi sono affacciato sabato mattina e c'era uno schifo allucinante sia sulla strada che in mezzo al suolo, davanti al cancello, qui tutto chiuso, chiaramente montoni di immondizie dappertutto. Chiaramente ieri la domenica chiuso, avevo saputo sabato sera che l'isola era stata chiusa, così mi avevano detto. Stamattina sono passato per vedere com'era la situazione e c'era un altro confinante con i vigili che stavano vedendo la situazione, e qui era peggio di sabato mattina, cioè era tutto un montone di immondizia con bombe del gas messi. Adesso sta dentro, chiaramente, perché hanno pulito e l'hanno messo dentro la bomba del gas. Oggi la faccio sparire, però stamattina stava in mezzo all'altra immondizia. Tra parentesi, qui la settimana scorsa ha preso fuoco, come potete vedere lì, prese tutto fuoco, sì. E la puzza qui non si poteva stare. Nonostante siano intervenuti i vigili del fuoco per ben due volte, era una cosa allucinante. Un altro discorso è il fatto che questa è una strada privata, che non so chi abbia dato l'autorizzazione a fare quest'isola ecologica, non lo so, può darsi pure che loro abbiano tutte le carte in regola, però a me non è stato detto nulla. Sappiamo che il proprietario di questo suolo ha concesso un comodato d'uso per fare l'isola ecologica, però chiaramente, come anche ciò sul contratto di acquisto del terreno, noi, soli confinanti, hanno diritto all'accesso a questa strada privata. Ora, se il comune mi va a fare una cosa del genere, qui hanno accesso in pratica tutti. E i risultati sono questi. Io ho pagato per farmi arare e pulire il suolo, adesso mi ritrovo l'immondizia sul suolo. Questa mattina sono intervenuti quindi i vigili urbani e i carabinieri, sì. Cosa hanno detto? Hanno verbalizzato? Niente, hanno verbalizzato, poi hanno detto dovete passare in caserma per fare una denuncia. Se riusciamo a risolvere amichevolmente la situazione, è un bene per la collettività. L'estate è quasi finita. Lo sappiamo che l'estate è quasi finita, ma questi l'hanno aperto 15 giorni fa qui. E questo, il problema sa qual è? Che tutto l'inverno la gente adesso del posto verrà a buttare lo stesso qui l'immondizia. Ma io penso che durante l'inverno sarà chiusa quest'area. E appunto, vedrà, se lei si verrà a fare un giro quest'inverno qua, porta la macchina, vedrà l'immondizia buttata anche qui. Perché i cartelli, ho i miei dubbi che verranno rimossi. Perché il mese di giugno hanno fatto 3 isole ecologiche dentro il paese, Ginosa Marina. Le hanno fatte momentanee, poi le hanno tolte, però la gente è abituata ad andare a buttare l'immondizia per terra, continua ad andare a buttare l'immondizia per terra, e lo stesso sarà qui, a maggior ragione perché non c'è nessuno qui.